Buonasera a tutti e benvenuti al mondo degli animali. Iniziamo l'anno nuovo, il 2010, appunto perché si tratta di una trasmissione che rappresenta tutti gli animali, quelli che possiamo naturalmente raggiungere. Oggi parliamo un pochettino del gatto. Abbiamo qui Mimi, un gatto meticcio, quindi è un incrocio tra un gatto persiano, lo possiamo vedere dalla quantità e la lunghezza di questo magnifico pelo, e anche un po' la mole perché è un gatto abbastanza grande. È una femmina di 2 anni. Il gatto è sempre più presente sia nella città di Perugia sia nelle grandi città. Perché? Perché è un ottimo animale d'affezione. E ha anche un effetto benefico perché viene annoverato dagli statunitensi, dagli americani e anche dagli inglesi come animale antistress, come animale antidepressivo, perché ha queste capacità anche attraverso le sue fusa, anche la sua manifestazione emotiva di farci le feste, di coccolare il proprietario, non solo sui divani ma proprio sul corpo del proprietario, crea questa sensazione benefica di benessere all'uomo. Viene usato anche in pet therapy, infatti, vengono utilizzati, oltre che con i lidangoli e altre cose, il gatto. C'è una sede a Roma dove fanno proprio delle sedute di pet therapy esclusivamente con dei gatti. Il gatto naturalmente ama la casa, ama anche la sua indipendenza perché nel comportamento ama uscire. La Mimi è una gatta sterilizzata perché si evitano tante cose con la sterilizzazione, anzi la raccomandiamo per la salute del gatto e anche per evitare fenomeni di randagismo sul gatto. Replichiamo il fatto che è giusto andare dal proprio medico curante e sterilizzare sia il maschio che la femmina. Per quanto riguarda le accortezze nella famiglia nel momento in cui prendiamo un cucciolo di gatto, sono le profilassi ectoparassitarie ed endoparassitarie. È un animale naturalmente appetibile per ectoparassiti come le pulci, ma può essere aggredito anche dalle zecche in periodi stagionali o gatti che vivono in campagna all'aperto, e quindi basta trattare con degli antiparassitari, con delle pipette che si mette qui una goccia a livello del collo del garrese una volta al mese, sicuramente riusciamo a prevenire questo tipo di parassiti. Le vaccinazioni vanno fatte come nel cane anche del gatto, c'è una minor ripetizione, quindi da cucciolo 2 volte, poi una volta l'anno, a seconda poi se si vuole coprire anche altre malattie infettive. Altre attenzioni, visto che lui è un animale indipendente, non ci sono. Lui ha bisogno di una sua cassettina, che noi la localizziamo o nel giardino o su una parte della casa o in un piccolo bagno di servizio, dove lui fa le sue cose con la sua sabbietta che viene rinnovata ogni giorno. Mangia di tutto, è un po' onnivoro, anche se la dieta specifica per prevenire le sue malattie urinarie e quant'altro sono dei mangimi preconfezionati da ditte che naturalmente creano uno studio di ricerca scientifica dietro e quindi migliora e allunga la vita al gatto. Oggi come oggi la dieta e l'alimentazione nel cane e nel gatto veramente allunga la vita all'animale. L'unico rischio per la sua indipendenza e la sua libertà, i gatti che vivono nelle grandi città ormai trafficate rischiano a volte di avere dei traumi e quindi andare a essere investiti, come è successo a Mimi, che quindi ha una frattura del femore e gli è andata bene perché poteva succedere qualcosa di peggio, e quindi rischiano un pochettino come rischiano i nostri figli quando vivono in città con macchine spericolate che non rispettano un pochettino il codice della strada. Per quanto riguarda il resto, è un animale eccezionale, da raccomandare a chi non volesse tenere il cane perché lo ritiene un impegno esagerato. Il gatto sostituisce con affetto, con la sua personalità e con le sue caratteristiche anche etologiche, di gran lunga anche il cane. Arrivederci e siamo a disposizione sul sito di Pianeta Umbria, il mondo degli animali. Per qualsiasi richiesta, domanda, potete scrivermi e io risponderò puntualmente entro una settimana.